Ciao Mira! Ciao bambini! Ciao Arianna! Oggi sono un po' triste. D'inverno c'è sempre freddo e il sole si vede poco. Non vedo l'ora che arrivi la primavera! Come ti capisco, Mira, ma pensa che ci sono paesi in cui l'inverno dura 6 mesi. Salmoso! Salmoso! Sì, Pico, ascoltate con noi. Tanto tempo fa, esisteva una terra dove era buio tutto il tempo. E in questa terra vivevano gli Inuit, che pensavano che tutto il mondo fosse al buio, finché un giorno arrivò da loro un vecchio corvo viaggiatore, che aveva visitato tutti i paesi della terra e che raccontò loro dei giorni pieni di luce che aveva visto. Se avessimo la luce, potremmo cacciare più lontano e più a lungo. Potremmo vedere l'orso polare prima che arrivi e fare tantissime cose. Allora gli Inuit supplicarono il vecchio corvo di andare a prendere la luce del giorno e il corvo acconsentì e volò a lungo e lontano fino ad un debole bagliore di luce che proveniva da un piccolo gruppo di case. Lì vicino vide una ragazza che era la figlia del capo del villaggio. Il corvo si tramutò in un granello di polvere e si posò sul suo mantello di pelliccia di modo che la giovane non se ne accorgesse. Quando la giovane ritornò a casa, portò il corvo con sé senza saperlo. E dentro la casa l'atmosfera era calda e luminosa. La ragazza si tolse la pelliccia e il corvo granello volò verso l'orecchio di un bambino che cominciò a piangere. «Cos'hai? Perché piangi?» chiese il capo del villaggio. «Digli che vuoi giocare con una palla di luce!» gli sussurrò il granello di polvere. Il nonno allora chiese alla figlia di andare a prendere la scatola con le palle di luce. Ne prese una piccola, la avvolse con uno spago e la diede al nipote, che ricominciò a piangere. «Digli che vuoi giocare fuori!» disse il corvo granello. Il bambino così fece e il nonno lo portò sulla neve, dove il granello di polvere si tramutò in corvo, tagliò lo spago con gli artigli e volò via, verso ovest. Tornò nella terra degli Inuit, dove fece cadere la palla che si ruppe in tanti piccoli pezzi, così che la luce entrò in ogni casa e il buio lasciò il cielo. Erano tutti felici. «Possiamo vedere per chilometri! Guarda le montagne! Guarda il cielo!» Ringraziarono il corvo che si scusò. «Ho potuto portare solo una piccola palla di luce e così avrete luce solo per metà dell'anno!» «Ma noi siamo felici anche così! Ora abbiamo luce per metà dell'anno! Prima era buio per tutto il tempo!» «Ciò spiega perché su all'estremo nord è buio per 6 mesi all'anno ed è giorno per gli altri 6 mesi.» Che bella questa storia! La raccontano gli Inuit, che sono gli eschimesi e vengono da un paese lontanissimo a nord. Bambini, mandateci un disegno ispirato a questa storia all'indirizzo in sovraimpressione. A presto, bambini! Ciao, ciao!